Andrea, dove stiamo andando? A letto. Monte Fravort 2347, Valsugana. Ci sono tanti diversi itinerari di salita, bisogna vedere quello meno pericoloso, quello più bello, quello più figo. Pericolo valanghe 3 marcato. Andrea, mi sembra di intuire che c'è vento in quota. Raffiche da paura, vabbè. Adesso però caffettino, Sale dritto, sale sulla pala dritto. Invece quello del Jonko Camaus. Vedi che taglia fuori così, va fino alla bassa. Questo è il sentiero che ci dobbiamo fare adesso. E salire su là in cima. Dai Franco, fai strano. Dai, andiamo di qua. Vai da Leo. Questa è questa. Hai salito tutta. Niente vento, contro ogni aspettativa, quindi meglio di così. Croce, c'è un vento pazzesco qua, ma non siamo fermati davanti a nulla. Yeah! Pratico la pratica del portage
cioè portare gli sci sullo zaino a fare un giro, no? Invece loro di portarmi, io porto loro, pensa che vita, ma noi siamo qua. Ma perché questo? Perché quello là ci ha portato in un posto dove non c'è la neve. Serve un po' di portaggio, sempre un po' di milanesi. Guarda la cresta che abbiamo fatto, quella cornice là dalla quale non si è scesi solo perché abbiamo la testa sulle spalle. Com'è andata, Andrea? Bene, dai, anche se la vetta era un po' ventosetta, ce l'abbiamo fatta, foto di vetta, filmati, tutto, cioè, quindi reportage, mancava soltanto alpinistico. Vento ha rovinato un po' le nostre aspettative, neve un po' crostosa, ma comunque abbastanza sciabile. È per far vedere tutte le casistiche dello sciabilismo. L'altra volta abbiamo visto la giornata perfetta, la neve bella, questa volta il vento, la neve crostosa, la prossima volta la tormenta e le creste, e le creste così sono affilate. Allora ci diamo appuntamento alla prossima volta.